Surprise on the Rob, sì, che bella! Va bene ragazzi, andiamo con la seconda apertura, però prima di aprire vi presento tutto il nostro pubblico e andiamo con le presentazioni di oggi. Aspetta, che mi sistemo. Abbiamo la nostra amica Pastel, ragazzi, ciao! Ciao Pastel! Abbiamo la nostra amica Princess Rolzi, ciao! Poi abbiamo la nostra amica Maria Antonietta, sì, ciao! Abbiamo la nostra new entry, Great Baby, sì, ciao! Della prima apertura dell'All Under Wrap, sì, abbiamo trovato la nostra amica Great Baby, sì, ciao! Poi abbiamo la nostra mitica Unicorn! Sì, ciao! Ma quanto sei bella, Unicorn! Ti ho desiderata così tanto, sei bellissima! Grazie! Ciao, amica! E poi abbiamo la nostra Alice Glitter! Sì, ciao! La mia preferita delle glitter è lei per adesso, perché non ne ho trovate tantissime. Mi devono arrivare le balls, non vedo l'ora che mi arrivano le balls. E lei è una delle mie preferite, ciao! Poi abbiamo le nostre mitiche Go-Go Queen. No, Go-Go Girl e Madame Queen. Sì, ciao! Potrei chiamarle Go-Go Queen invece di Go-Go Girl e Madame Queen. Go-Go Queen, così facciamo prima. Sì, ciao! Va bene, basco tutto bordello stamattina. Andiamo a c'è il momento checklist. Allora, andiamo con momento checklist. Allora, inutile dire, ragazzi, inutile dire che non vogliamo più trovare lei, ovvio, questo è ovvio, perché l'abbiamo trovata ieri, cioè anche questa, anche no, grazie. Perché ce l'abbiamo già, voglio dire. Adesso io vorrei trovare questa che mi piace. Questa che è la mia preferita in assoluto, mi piace tantissimo, vorrei trovarla prima di tutte. Questa mi piace anche lei perché è della da confezione, poi mi piace. E poi ho visto che è un ultra rara, per cui ben venga. Questa mi piace, che è dedicata al Conte Dracula, mi piace molto. Questa mi piace molto. Molto molto molto. Questa anche mi piace molto. Quelle che non vorrei trovare sono questa, oddio, se la trovo va bene perché comunque è carina. Questa idem con patate, se la trovo va bene. Quelle che non vorrei proprio trovare sono questa che non mi piace, questa che non mi piace e questa che non mi piace. Ecco, tutte le altre vanno bene. Va bene, andiamo avanti con l'apertura, che abbiamo parlato pure troppo. Allora, per aprire queste under wraps qui c'è un macello esagerato. Il suppostone, io lo chiamo il suppostone. Il suppostone mega galattico. Eccoci qua, con tutte le sue, tutti i suoi codici, che sembra che stai aprendo la cassaforte. Però sono curiosa di vedere cosa troviamo. La nostra lente di... aspetta, perché qua si capisce bene come apri questa cosa, la nostra lente. Poi aspetta, perché un macello apri sta scartare sta cosa qua. Eccoci qua, andiamo a vedere sotto. Ah no, tamarinda, perché qua se tu tagli poi tagli via tutto l'indizio e tutto quanto. Eccoci qui, stai attenta. Sì, no, ma non c'è verso proprio. Allora mi sa che non è oro, cioè sono tutte fatte così, perché quella di ieri era azzurra con le fasce oro e questa è rosa con le fasce oro, per cui cioè non sinceramente non ho capito bene, però vediamo l'indizio intanto. C'è una freccia all'insù. Aspetta, fatemi vedere perché non vedo una mazza. E poi c'è, aspetta, che non è che si capisce molto bene che disegno è. Sì, ma le scritte più piccole non le possono fare. Cioè, io non vedo una mazza, eh. Ragazzi, top.
of accounting. Boh, ragazzi, non si capisce. E non si capisce neanche. Guarda. Cioè, tu capisci qualcosa qua? Io non capisco niente, ragazzi. Vedo una montagna con delle nuvolette. Beh, vabbè. Andiamo a vedere perché l'indizio è molto, molto che non si capisce niente. Bene. Attenzione, attenzione. Vabbè, qua si scarta come c'ha voglia lei di scartasse. Perché di qua non se ne parla proprio di scartare. Infatti, perché magari è dall'altra parte, Tamarinda. Eh sì, ma non si scarta neanche di qua. Corta. Scartiamola come viene da scartare. No, ma ce la possiamo fare a scartarla. Sì. Guarda qua, tutta pezzettine si sta facendo. Eccoci, guarda che bordello. Guarda che bordello per aprire una LOL. Va bene. Il librettino di istruzioni, via. Poi abbiamo i nostri codici, che credo che siano sempre gli stessi. Andiamo a vedere. Sì, corona diamante. Il fuoco col fiocco della neve, la caramella col frutto, il quadrifoglio col gatto, peace and love, la nuvola col sole. Bene. Allora, andiamo a vedere che cosa. Che carina. Oh, che bella. Allora, andiamo con l'apertura. Proviamo, cominciamo dal primo. Io comincio dal primo, che è la corona col diamante. Non si apre. Bene. Fuoco col fiocco di neve, niente. La caramella col frutto, eccoci qua, il primo sacchettino. Le scarpine, sì, ci piacciono. Chiudiamo, andiamo avanti. Ripartiamo da capo. Io riparto sempre da capo con la corona e il diamante. Eccoci qua, non va. Il fuoco col. Eccoci! L'abbiamo beccato al secondo tentativo! Qua credo che ci sia il biberon. Sì, ci piace. E chiudiamo, andiamo dall'altro lato. Partiamo con sempre con la corona e il diamante. Non va. Il fuoco col fiocco non va. Poi facciamo la caramella con la mela. Non va. Questo cos'è? Quadrifoglio col gatto non va. Peace and love. Eccoci! Peace and love! Sì, peace and love per tutti! Terzo sacchettino, ok, di qua abbiamo aperto, di qua abbiamo aperto. Ci manca qua. Allora, anche qui partiamo con la corona e il diamante. Vediamo se lo troviamo. Non si apre. Fuoco e fiocco non si apre, caramella e mela non si apre, quadrifoglio gatto non si apre, peace and love non si apre, eccoci qua, la nuvola e il sole si apre, la nostra checklist, un altro pacchettino, uno solo stavolta, poi abbiamo il porta supposta e abbiamo la nostra LOL. Allora, cominciamo con le scarpine. Io comincerei con le scarpine, anzi no, col biberon. Partiamo col biberon, che da biberon si capiscono molte cose. No, aspetta, ragazzi, quello che mi piace a me. Aspetta, stiamo a vedere chi potrebbe essere con questo biberon. Cioè, io spero che sia lei. Mamma, speriamo che sia lei, ragazzi. Speriamo che sia lei, che la desidero più di tutti. Beh, ci può stare, dai. Nero, azzurro e bianco ci può stare. Speriamo che sia lei, ragazzi. Voi sicuramente lo sapete già chi è. Ma io no, appunto. E andiamo avanti con le scarpine. Andiamo avanti con l'apertura delle scarpine. Scarpine rosa, stivaletti rosa. Chi è questa con gli stivaletti rosa? Cioè, oddio, non sono malvagia. Il colore che non mi sconfinfera.
No, non credo che sia la mia preferita. Cioè, gli stivaletti sono anche fatti bene, molto bene, direi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Apriamo questo, dai. Vediamo un po'. Ah, aspetta, stiamo a vedere. È lei. Vabbè, dai, ho detto che se mi capitava andava bene. Però ecco, non è una delle mie preferite, avrei preferito molto di più lei, però va bene, va bene, va bene, va bene. È una popolare, va benissimo. Questo vuol dire che tutte le capsule, le supposte, come le chiamo io, hanno l'oro sia di qua che di là. Credo che per essere una rara dovrebbe essere anche questo dorato. Boh, non lo so, vedremo solo vivendo. Andiamo con l'apertura dell'ultimo sacchettino. Eccoci qua. E troviamo il cappellino. Che carino il cappellino. E vediamo, questo è un caprone, cos'è? Una pecora. Un caprone perché c'è un'ariete, cos'è? Vabbè, non ci importa, Tamara, dell'involucro della LOL. Andiamo a vedere. Ah, che bellina. Ma cambi colore te, stiamo a vedere, aspetta. Ah, ma sei già vestita praticamente. Wow, che bel outfit che c'hai. No, no, non c'è niente da dirti. Ah, ma sei bellissima. Non cambi colore. Sì, dovresti cambiare colore. Vediamo perché ho qui giusto giusto l'acqua. Vediamo un po'. Se cambi colore, se ci fai sta cortesia di cambiare colore, abbiamo l'acqua. Tamara, non combinare guai. Abbiamo l'acqua fredda. Oh, no, ragazzi, ma cos'è? Fantastica! Guardate che meraviglia! Oh mio Dio! No, ragazzi, meravigliosa! Ma si vede qualcosa? Aspetta, fammi avvicinare questa luce. Ah, meravigliosa, ragazzi! No, vabbè, qui hanno spaccato, secondo me, da una non preferita è diventata una delle mie preferite. Guardate che meraviglia! Allora, così e così. Wow, diventa una Harley Quinn, diventa! Ma perché diventi? No, oddio, non è che diventa Harley Quinn, però c'è il colore di Harley Quinn, voglio dire, azzurro e rosa, fucsia, mentre di qua lei torna ad essere una persona tranquilla, pacifica e poi la metti qua dentro e guarda che bella! Oh mio Dio, è bellissima! Vediamo cosa fai. Dovresti sputare dalle orecchie. Vediamo, aspetta. Oh mio Dio, è bellissima! Mamma mia, quest'acqua è troppo gelata. Aspetta, vediamo prima qua dentro cosa fai perché è troppo fredda quell'acqua lì. Sputi dalla bocca. Bene, mi hai anche infracicata tutta. Bene. No, ci fa proprio piacere sto fatto. E c'hai anche un bel getto. No, ragazzi, guardate che carina! È bellissima! La nostra Harley Quinn! Sì, ti chiamerò Harley Quinn, anche se non sei Harley Quinn, chi se ne importa? Va bene, tiriamo via tutto, cambia colore, è bellissima, ragazzi, mi piace tantissimo. Mi piace veramente, veramente tanto. E non pensavo mi sarebbe piaciuta così tanto, l'ho sottovalutata, mai sottovalutare le LOL. Andiamo a rivedere un attimo. Com'è che ti chiami te? Big City BB. Io ti chiamo Harley Quinn. Harley Quinn BB, ecco, facciamo così, va. Harley Quinn BB, sì, ti piace! Andiamo a vestirla con questo magnifico outfit. Col cappottino che fa freddino, evidentemente abita in un posto fresco, diciamo che a temperatura fresca. Sputi ancora dell'acqua, fammi vedere. Comunque, ragazzi, è bellissima, che ve lo dico a fa, è stupenda, mi piace tantissimo. Madonna, guardate, ragazzi, com'è bella! No, io non ho parole, ragazzi, non ho parole. Da che non mi piaceva per nulla,
Cioè, oddio, no, per nulla, ho detto non mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Sì, ci piace alle Queen Bee. È bellissima, ragazzi, è bellissima, stupenda, fantastica, mi cambia anche colore, non potevo voler di meglio. E ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like e alla prossima, ciao!